Out Drudi, squalificato Pompetti, rientrano Sorrentino in grosso, frascatore preferito a Veroli dal primo minuto, torna soprattutto Memusci, davanti a Uteri rilancia Rauti, panchina per Clemenza, Dursi e Ferrari completano il tridente per contro, 4-2-3-1, fuori diversi giocatori, Minala a collo del tandem di Mediani, Visconti tra le linee, esterni Belloni e Tumbarello, Nanni, riferimento centrale, attaccante della Lucchese, classe 2000, l'arbitro del match Deusanio di Faenza, gli assistenti Andulajevic di Messina, Renzullo di Torre del Greco, quarto uomo di Loreto, di Terni, abbiamo detto delle assenze nella Lucchese, fuori Semprini, Fedato, Papini, Rodriguez e Picchi. Vediamo le prime schermaglie, perché il Pescara comunque comincia in modo promettente, siamo al quinto minuto, giro palla, Memusci per Dursi, c'è la sovrapposizione di Zappella, il cross, l'assist per Ferrari che spreca l'impossibile, tutto solo all'altezza del secondo palo, abbiamo sentito da Ferrari, palla probabilmente sfiorata dal centrale di difesa che lo ha messo fuori causa, però insomma una grandissima opportunità, qui tra le linee si fa vedere subito Visconti, la parata del portiere Sorrentino che devia oltre la traversa, il sinistro scagliato dal numero 3 rossonero, siamo al nono minuto, ancora tra le linee c'è Visconti che è il pericolo numero 1 per la squadra di Gaetano Oteri, il controllo di Tumbarello e il destro di Collodel che colpisce malissimo, si sono ostacolati i due giocatori e questa è una chiara occasione da gol creata dalla formazione rossonera. Poi vediamo ancora Minala, centrocampista di grande esperienza, ex Bari, Lazio e Sarnitana, ancora il numero 3 della formazione di casa, Visconti, che trova spazio tra le linee, viene trovato e cercato dai suoi compagni di squadra, il tiro però finisce alto. Poi ancora vediamo, c'è Minala, l'appoggio per Nanni, tutto solo al limite, non ha un attaccante di grido la Lucchese e si vede, il pallone termina di pochissimo lato alla destra della porta, difesa da Sorrentino, inquadrata la tifoseria biancazzurra, circa 100 supporters arrivati a Lucca, 38esimo minuto, il cross, il colpo di testa di Gherardi, la palla termina alta sopra la traversa della porta, appunto difesa da Coletta, classe 1992. Poi 41esimo, il tentativo, il sinistro masticato di Dursi, blocca senza difficoltà l'estremo difensore rossonero. Siamo al 47esimo, si sblocca la situazione, sempre tra le linee, viene servito appunto Visconti, il suo sinistro che fredda Sorrentino, come al solito nessuno va ad accorciare su questo giocatore che è stata l'arma in più, è stato l'arma in più Visconti dell'11 di Guido Pagliuca, dunque si sblocca la situazione, Lucchese 1 Pescara 0, classe 2000, Visconti, il terzo sigillo di questa stagione, scuola Inter, ha giocato nella primavera nerazzurra con Pompetti, oggi squalificato. Abbiamo rivisto il gol, il sinistro che sorprende Sorrentino che non ci arriva, forse la toccata, però insomma il gol della Lucchese che sblocca la situazione dopo un minuto e mezzo, scarsi due minuti, ancora un'azione di fatto in fotocopia e qui l'infortunio è piuttosto clamoroso da parte di Sorrentino sul sinistro tutt'altro che irresistibile di Belloni, quinto gol in questa stagione per il mancino, giocatore più talentuoso della squadra di Guido Pagliuca, classe 1994, 2-0 per la Lucchese, 49esimo minuto, un 1-2 terrificante per la squadra di Gaetano Oteri, rivediamo il sinistro tutt'altro che irresistibile, insomma l'infortunio di Sorrentino è piuttosto chiaro, capita quando si è giovani, tra l'altro Sorrentino è stato sempre protagonista quando si è infortunato Di Gennaro, anche esordito con la nazionale Under 20 la scorsa settimana, qui c'è un cross sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il colpo di testa di Ferrari all'altezza del secondo palo, il pallone termina alto, poi ancora Ferrari, vedete qui c'è probabilmente una trattenuta ai danni di Minala, l'arbitro lascia proseguire il sinistro secco di Ferrari che riesce a infilare il portiere
portiere Coletta. Grandi proteste da parte della squadra di Guido Pagliuca, ma il Pescara accorcia le distanze. Il decimo minuto della ripresa, quindicesimo centro in campionato per il 9 biancazzurro, per l'Italo argentino, classe 1995, tiene la palla bassa, tiro secco, niente da fare per il portiere della Lucchese, appunto Coletta. Dopodiché, insomma, non ci sarà altro, non ci sarà altro, perché c'è questo tentativo di Zappella, la palla termina, sorvola ampiamente la traversa della porta toscana, mancano le idee, la Lucchese si mette a 5 lì dietro con l'ingresso di Baldan, altro difensore della squadra di Guido Pagliuca. Insomma, mancano sostanzialmente le idee, spesso accaduto al Pescara quando si trova ad affrontare squadre che si chiudono a riccio. Poi ci sono diversi ingressi, c'è quello di Giambo, manca però l'utilizzo di Delle Monache, che nell'uno contro uno avrebbe potuto creare insidie alla squadra chiusa, alla squadra toscana, che si è chiusa molto bene all'interno dei suoi 16 metri, 6 minuti di recupero praticamente dopo il gol di Ferrari. Non accade altro, Lucchese batte Pescara 2-1, di fatto addio al terzo posto. Localizziamo tanto alle 2:30, mezzo scarichi la roba e si fa.